Buonasera e ben ritrovati. Riprendiamo le beatitudini. Beati miti perché avranno in eredità la terra. Il vocabolo mite lo troviamo 4 volte nel Nuovo Testamento e solo nel Vangelo di Matteo. E per 3 volte è riferito a Cristo Gesù. Il termine mitezza invece lo ritroviamo 11 volte in tutto il Nuovo Testamento, tra cui la lettera ai Galati, dove la mitezza viene indicata come uno dei frutti dello Spirito. Vediamo allora i 3 passi del Vangelo di Matteo in cui ricorre il termine mite riferito a Gesù per cercare un po' di capire il senso di questo termine dato adesso dall'Evangelista Matteo. Matteo 11, 29. Venite a me, voi tutte che siete stanchi e oppressi, io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Poi Matteo 12:20. Viene citata una profezia di Isaia riferita a Gesù. Ecco il mio servo che io ho scelto, il mio amato, nel quale ho posto il mio compiacimento. Porrò il mio spirito sopra di lui e annuncerà alle nazioni la giustizia. Non contesterà, né griderà, né si udrà nelle piazze la sua voce. Non spezzerà una canna già incrinata, non spegnerà una fiamma smorta, finché non abbia fatto trionfare la giustizia nel suo nome. Spereranno le nazioni. Poi Matteo 21:4. Qui una profezia di Zaccaria riferita a Gesù. Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta. Dite alla figlia di Sion: ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto su un'asina e su un puledro, figlio di una bestia da soma. Poi ritorniamo a Matteo 5:39. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgergli anche l'altra. E poi Giovanni 18:23, per vedere che cosa intende Gesù con questa espressione. Giovanni 18:23. Così rispondi al sommo sacerdote. Gli rispose Gesù, dopo aver ricevuto lo schiaffo: se ho parlato male, dimostrami dov'è il male, ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Da tutti questi versetti possiamo ricavare la definizione di mite secondo l'Evangelista Matteo. Mite è colui che non si oppone con il male al male. La mitezza allora non è codardia, non è mera remissività,
non è rinuncia alla lotta per debolezza, per paura, per rassegnazione. La mitezza è qualcosa di attivo, è amore per l'altro, è perdono, è rigetto della violenza come mezzo per risolvere i conflitti, è fiducia nel giudizio di Dio. Beati i miti, perché erediteranno la terra, cioè a dire la loro vita sarà una vita felice, pienamente realizzata, vera, buona, bella, di una qualità a tal punto indistruttibile da superare la barriera della morte. C'è un rinvio, però, di tutte queste espressioni contenute nel Vangelo di Matteo ad un salmo, il Salmo 37. Vi leggo i primi 11 versetti. Ritorna il tema del mite come colui che non si oppone al male con il male, ma ricorre anche l'espressione ereditare la terra. E da qui partiremo per offrire una seconda lettura possibile di questa beatitudine. Salmo 37. Non irritarti a causa dei malvagi, non invidiare i malfattori. Come l'erba presto appassiranno, come il verde del prato avvizzeranno. Confida nel Signore e fai il bene, abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza. Cerca la gioia nel Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore. Affida al Signore la tua via, confidi in Lui ed Egli agirà. Farà brillare come luce la tua giustizia, il tuo diritto come il mezzogiorno. Sta in silenzio davanti al Signore e spera in Lui. Non irritarti per chi ha successo, per l'uomo che trama insidie. Desisti dall'ira e deponi lo sdegno, non irritarti, non ne verrebbe che male. Perché i malvagi saranno eliminati, ma chi spera nel Signore avrà in eredità la terra. Ancora un poco e il malvagio scompare, cerchi il suo posto, ma lui non c'è più. I poveri invece avranno in eredità la terra e godranno di una grande pace. L'espressione ereditare la terra è un'espressione di carattere tecnico. Il riferimento è alla terra promessa. La storia credo la conosciate abbastanza bene. Il popolo di Israele entra in terra di Canaan e la terra viene spartita tra le 12 tribù. Ogni tribù spartisce la terra tra i clan familiari che a quella tribù appartengono e ogni clan familiare ripartisce la terra tra le varie famiglie. Cosa succede però? Che passate alcune generazioni, tutta la terra è concentrata nelle mani di poche famiglie. E allora chi sono i miti? Sono i diseredati, coloro che sono stati privati della terra e quindi del lavoro, della libertà, della dignità. E allora, beati i miti, perché erediteranno la terra, ha questo significato: beati i diseredati, perché nel regno, non nei cieli, ma dei cieli, nel regno che Gesù è venuto ad instaurare e in cui tutti siamo chiamati a diventare collaboratori, in questo regno, in cui, come dicevamo ieri sera, l'accumulo cede il posto alla condivisione, il salire cede il posto allo scendere, il dominare cede il posto al servire, ecco, in questo regno i diseredati finalmente ritroveranno in pienezza libertà, dignità e lavoro. Ecco la seconda interpretazione. Tre propositi per concludere la riflessione su questa beatitudine.
tre propositi che ci indica il Cardinale Martini. Primo, non volere aver sempre l'ultima parola nelle discussioni. Talora non ci rassegniamo a che sia l'altro a concludere il discorso e vogliamo per noi la battuta finale. Sarebbe bello imparare la beatitudine di chi a un certo punto sa tacere nell'umiltà, lasciando che l'altro magari prevalga, perché non è poi così importante spuntarla. Secondo proposito, non rispondere al male con il male. Per male non intendo soltanto le violenze fisiche, ma pure quelle piccole malignità della conversazione a cui noi siamo spesso tentati di rispondere con altrettante piccole cattiverie. Tutte le insinuazioni a cui vorremmo rispondere con altrettante insinuazioni, tutte le piccole allusioni offensive che infiorano purtroppo il nostro parlare e quello altrui, a cui siamo tentati di replicare con altre allusioni offensive. Tutto ciò va contro la mitezza cristiana, contro lo spirito di pace, contro l'umiltà vera. Offusca il cuore, aggrava la mente, impedisce la preghiera, riempie la fantasia di emozioni confuse e pesanti. Spesso non sappiamo pregare proprio perché non ci siamo trattenuti dal dire nella conversazione una malignità, dal fare un'allusione pungente, dal dare un giudizio che ci fa apparire superiore agli altri. In tal modo non godremo mai della beatitudine della mitezza. E terzo proposito. Infine, per vivere la mitezza occorre una grande attenzione a coloro che sono più deboli. Vedete, prende in considerazione le due interpretazioni di questa beatitudine, che sono dei miti per natura perché incapaci di difendersi. Penso agli anziani non autosufficienti, a come talora vengono aiutati con sbrigatività, con durezza. Penso agli stranieri soli e abbandonati, dei quali spesso si approfitta anche sul lavoro. Gesù ci invita a rimuovere da noi questi atteggiamenti vergognosi, non basandoci sulle nostre forze ma sulla sua grazia, sulla grazia di colui che è mite e umile di cuore. Se lo contempliamo profondamente nell'Eucarestia e sulla croce, attingeremo da Gesù quella pace vera che è il possesso della terra, della luce, della giustizia, dei beni messianici promessi ai miti e umili di cuore. Passiamo all'altra beatitudine. Beati coloro che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Nell'Antico e nel Nuovo Testamento, che cos'è la giustizia? La giustizia è il compimento della volontà di Dio. Beati coloro che hanno fame e sete di compiere la volontà di Dio. E quindi beati coloro che sono in buona relazione con Dio. E qual è questa volontà di Dio? Beh, con riferimento alle prime tre beatitudini su cui ci siamo soffermati, volontà di Dio è che non ci siano poveri, poveri in senso materiale. Volontà di Dio è che siano eliminate le oppressioni, ogni forma di oppressione, politica, economica, sociale, religiosa. Volontà di Dio è che siano eliminate tutte quelle cause che feriscono la libertà, la dignità e il diritto al lavoro. Ecco qual è la volontà di Dio. Saranno saziati, cioè la loro fame e la loro sete troverà compimento e saranno felici, perché la felicità non sta in ciò che io ricevo, ma in ciò che dono, non sta in ciò che gli altri fanno per me, ma in ciò che io faccio per gli altri. Negli Atti si trova quest'unica affermazione di Gesù, l'unica contenuta nel libro degli Atti.
c'è più gioia nel dare che nel ricevere. E passiamo alla beatitudine dei beati puri di cuore. Beati puri di cuore perché vedranno Dio. Chi sono i puri di cuore? I puri di cuore sono coloro che vivono una vita coerente, in cui non c'è ipocrisia. In verità, questa è la beatitudine che dovrei trattare domani sera. La beatitudine di questa sera, l'ultima, è beati misericordiosi, perché troveranno misericordia. È un passivo futuro, eh? Beati misericordiosi, letteralmente, ma in italiano non esiste questa espressione, perché saranno misericordiati. Che cos'è la misericordia? Secondo una etimologia un po' suggestiva, misericordia deriva da misericordare, dare il cuore al misero. C'è una misericordia delle mani e c'è una misericordia del cuore. La misericordia delle mani, cioè l'andare incontro a chi è nel bisogno, materiale, morale, spirituale. Questa misericordia si articola in tre passaggi. Li ricaviamo questi passaggi dal racconto del buon samaritano. E i passaggi sono tre, dicevo. E cioè a dire, accorgersi dell'altro. Dell'altro che è nel bisogno, quale che sia il tipo di questo bisogno, non importa. Poi provare compassione, soffrire con chi soffre. E infine, terzo passaggio della misericordia delle mani è l'intervenire, il darsi da fare, perché quella situazione di bisogno venga meno. Poi c'è la misericordia che ha il volto della benevolenza. La coscienza dei nostri limiti, dei nostri peccati, delle nostre mancanze dovrebbe portarci ad avere uno sguardo di benevolenza sugli altri, oltre che su noi stessi. Ma questo, come dire, non è automatico. Occorre custodire la memoria della propria fragilità, perché questa può aiutarci a custodire uno sguardo benevolente su noi stessi e sugli altri. Nessun automatismo, ma aiuto sì, aiuto sì. Spesso invece il nostro sguardo è uno sguardo giudicante, a volte addirittura senza appello. E mi fa specie vedere come spesso questo sguardo giudicante viene da persone che hanno una vita profondamente segnata dal male. Vedete, nessun automatismo tra la coscienza del limite, del male presente nella propria vita e lo sguardo di benevolenza. E poi il terzo volto della misericordia su cui vorrei soffermarmi è il volto del perdono dato, offerto a chi pensiamo ci abbia fatto del male, e che consiste nel continuare a considerare l'altro un bene per me. È un cammino, che a volte dura tutta la vita. L'importante è cominciare.
E poi, oltre al perdono accordato, c'è anche il perdono da chiedere, di cui spesso ci dimentichiamo invece. Il perdono dona pace al cuore. Il perdono è offerta di risurrezione per il perdonante e per il perdonato. È passaggio da morte a vita. Che rapporto c'è tra la misericordia di Dio e la misericordia che noi pratichiamo? Per capire bene questa relazione occorre rifarci alla parabola del servo spietato. La ricorderete. A un servo viene condonato un debito infinito. Poi questo servo incontra un altro servo che ha un debito piccolissimo con lui. E come si comporta dopo essere stato graziato di questo debito infinito? Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me, ti restituirò. Ma egli non volle. Andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire il loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato il padrone, lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Quindi il rapporto tra la nostra misericordia e la misericordia di Dio non è: io pratico la misericordia e così Dio sarà misericordioso con me. È proprio l'opposto. Dal momento che Dio è misericordioso con me, è continuamente misericordioso con me, io sono chiamato a praticare la misericordia, sono nella condizione di poter praticare la misericordia. Proprio perché misericordiato, la misericordia di Dio mi precede, io posso praticare la misericordia. E se misericordiato non pratico la misericordia, allora la misericordia di Dio non avrà in me alcun effetto. Non prenderà corpo nel mio essere. Addirittura, si legge appunto nel brano che è stato ora proclamato, questa misericordia verrà revocata. Nel parlare di questa beatitudine, ecco, mi sono soffermato sull'aspetto individuale, no? Poi c'è naturalmente la misericordia della comunità cristiana nel suo complesso, la misericordia della Chiesa. Io sogno una Chiesa misericordiosa, la sognerete anche voi sicuramente. C'è una Chiesa in cui ciascuno viene accolto per quello che è, viene amato per quello che è, a prescindere dalle sue opinioni politiche, a prescindere dai suoi orientamenti sessuali. Amato perché è uomo, perché è fratello, perché è sorella. Sogno una Chiesa che si prenda cura degli ultimi, degli emarginati, dei senza nome, degli invisibili.
E poi sogno una chiesa in cui il bene della persona viene prima della dottrina, in cui la dottrina non è di ostacolo all'annuncio del Vangelo. Ecco, questa è secondo me una chiesa misericordiosa e quindi una chiesa secondo il cuore di Gesù. Concludo riprendendo il cardinale Martini. Nella sua meditazione, come viviamo la misericordia? È un piccolo esame di coscienza anche questo, eh? Del resto i ritiri spirituali servono anche a questo, non solo a esercitare così l'intelletto, ma anche a formulare propositi partendo dal proprio vissuto. Prima di entrare nella contemplazione silenziosa, scrive il cardinale, vogliamo esaminare davanti al Signore i nostri atteggiamenti per verificare come viviamo la misericordia. Cerco di aiutarvi offrendovi 4 domande, semplici e però molto concrete. Prima domanda. Rispondo sempre con la medesima misura? A tono dolce in maniera dolce, a tono aspro in maniera aspra, a tono aggressivo con aggressività? Oppure sono capace di cambiare tono, so essere misericordioso? Seconda domanda. Ferisco talora gli altri non con la risposta ma con il silenzio? Infatti si può ferire con un silenzio gelido, che vale una risposta negativa e che denota in noi una carenza di misericordia. Prego per chi mi fa del male? Questo atteggiamento, è la terza domanda, è presentato da Gesù come tipico della misericordia. Forse dobbiamo proprio cominciare dalla preghiera, perché pacifica il cuore esacerbato, irritato, ferito e ci permette di entrare nel mistero della misericordia divina. Quarta e ultima domanda. Sappiamo andare al di là di un primo gesto di misericordia, di attenzione, imitando la fedeltà di Dio ricco di misericordia? Quante volte, dopo aver compiuto un atto di generosità, non sappiamo andare oltre? Parliamo spesso, per esempio, degli stranieri extracomunitari che sono tra noi e non ci è difficile magari fare un primo gesto di benevolenza. Tuttavia, dopo un iniziale approccio, ci accorgiamo che sono diversi da come ci saremmo aspettati. Ci troviamo di fronte a reazioni impreviste, anche negative. Allora ci scoraggiamo, ci pentiamo di essere stati accoglienti, di aver esercitato un poco di amore e non vogliamo più saperne.